Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video haul! Ebbene sì, haul anche per il mese di maggio, sia skincare sia beauty. Sono a casa da sola e finché c'è un po' di luce, visto che sono le 7:15, i miei sono andati a fare un giro in bicicletta, abbiamo già cenato e lo so, forse per molte di voi cenare alle 6:30 è molto strano, però è consuetudine farlo a casa mia, soprattutto nel weekend. Bene, eccomi qua pronta per farvi vedere tutto lo shopping pazzo di make-up e skincare, perché per i vestiti farò un video a parte. Allora, cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere un po'. Vado in ordine, non vado in ordine? Sapete, non lo so. Vado sulle cose più pratiche, perché quella borsa di, anzi quella flyer di DHL, non è proprio comodissima da tirare fuori, perciò vi faccio vedere cosa contiene questa borsa omaggiata da Baro Cosmetics. In realtà io ho fatto un acquisto per ottenere questa borsa, perché qui all'interno, oltre a delle cose che ho comprato sul sito Baro Cosmetics, risfruttando il buono da 50 euro, ci sono anche delle altre cose, tipo sono passata da Lidl, ebbene sì, quando sono poi potuta ritornare al lavoro e anche a fare i giri tranquillamente nei supermercati. Siccome so che era uscita una linea nuova di PH Bio che si chiama PH Bio Plus, ho detto, ma prendiamo qualcosa di nuovo, sempre se c'è ovviamente. I prezzi purtroppo non me li ricordo, ma credo che comunque viaggiamo su 2,50 euro, 3 euro al massimo per pezzo. Per quanto riguarda i capelli, la crema viso non lo so. Comunque per i capelli ho pleso, come dicono i cinesi, ho pleso perché non hanno la R. Comunque ho preso questo balsamo qui. Un prodotto certificato da 250 ml, viene prodotto dalla The DEC SRL, come sempre, come qualsiasi altro prodotto della PH Bio. Ha un flaccone 100% riciclato, certificato IAB, è un prodotto che ha anche il certificato di origine naturale, con olio essenziale di arancio, dolce, limone, estratti di malva e achillea e burro di karité. Capelli idratati e morbidi. Adatto perché hai i capelli sfibrati e secchi. Allora, questo sicuramente fa per me, perché io ho i capelli crespi secchi. Ultimamente sono guariti un po', però ad ogni modo cerco sempre di dare una bella idratazione al capello. Impreziosito dalla presenza di oli essenziali di arancio, dolce e limone, estratti di malva, achillea e burro di karité, restituisce morbidezza e luminosità al capello senza appesantirlo. Favorisce la districabilità ed è una cosa che io guardo tantissimo, soprattutto per un balsamo, ma anche per lo shampoo in sé per sé, consigliato per capelli secchi. Eccomi qua presente. E qui comunque ho tutta l'indicazione dell'INCI che vi farò vedere. Sempre comunque nei prodotti terminati, perché lì è proprio la rubrica dove vi faccio vedere il prodotto completo in sé per sé. Crea una barriera protettiva, è un condizionante nutriente, idratante, purificante, ristrutturante, tonificante, riequilibrante, crea il giusto equilibrio con la pelle. Vi spiega anche tutto l'INCI. Mi piace come hanno strutturato il pack. Poi, dato che ho preso il balsamo, non potevo non prendermi anche lo shampoo. Io faccio sempre la combo e cerco sempre di utilizzarli in combo quando mi è possibile. Anche qui 250 ml di prodotti e uno shampoo per capelli secchi e sfibrati. Ovviamente, se la luce dovesse cambiare, tirerò fuori la ring light e finirò il video con la ring light. Sono truccata da questa mattina. Ho un po' il viso lucido, ma secondo me è il fattore di protezione, la crema solare che mi metto come base. Infine ho, come vi dicevo, la crema viso giorno della linea PH Bio Plus, arricchito con olio essenziale di arancio dolce e limone, estratti di bacche di goji e fiordaliso per una pelle fresca e idratata. Infatti è una crema viso idratante da addirittura 75 ml di prodotto certificato IAB, anche questo. Il PAO non lo abbiamo indicato sul pack, sinceramente vediamo se c'è qualcosa. Sì, 6 mesi per il balsamo, 6 mesi per lo shampoo,
presumo sia 6 mesi anche per la crema, ma per la crema bisogna tirare fuori la confezione e vi confermo che anche la crema viso ha 6 mesi di PAO. Non l'aprirò adesso, ma me la riservo per il prossimo futuro. Voglio capire un po' la mia pelle come si comporterà ultimamente, insomma, in questi mesi estivi, se suderà tanto oppure no. Prima di farvi vedere l'acquisto che ho fatto da Barò Cosmetics, vi faccio vedere invece che cosa ho comprato da Tigotà, dimenticandomi completamente di farmi le tessere da Sis Continent, proprio, o Cashback World, mi sono totalmente dimenticata. Ho speso a prezzo pieno, ame, la prossima volta cercherò di ricordare. Allora, sono arrivate delle maschere di questo marchio che è Coco Star, e io già conosco perché lo prendevo al Cosmoprof e anche è stata un'esclusiva di Sephora per diverso tempo. Tra l'altro io una lip mask così ce l'ho anche nella versione menta, trovata all'interno delle box No Makeup No Life, 99 centesimi, no, di più di 99 centesimi di sicuro. Fate conto che avrò speso sui 30 euro da Tigotà in totale. Questo è il gusto di Black Cherry, ovvero alla ciliegia scura, selvatica, scura, berry, no, è cherry è più amarena, è più, sì, ciliegia, ma amarena black, nera, scura. Ad ogni modo, per non aggrapparmi sugli specchi perché non mi ricordavo più sinceramente in quel momento cosa volesse dire cherry ed è molto grave, ecco, l'ho presa perché userò sia quella sia anche quella alla menta che ho già tirato fuori. Più di The Face Food, abbiamo diverse maschere coreane da Tigotà. Mi dispiace tantissimo di aver visto un punto vendita acqua e sapone a Mestre chiudere e io volevo trovarmi le maschere della Dizao, mi sembra si chiama, il marchio che mi aveva suggerito su una stories Anne Kark. Un bacione, vi lascio nell'info box il link del suo canale qui su YouTube anche. E so che Dizao aveva fatto delle maschere con le matrioshke perché le avevo viste al Cosmoprof l'anno scorso. Quando sono andata in quel negozio, purtroppo ho visto che l'hanno proprio svuotato completamente perché lo hanno chiuso. È rimasto l'ultimo acqua e sapone in via Carossa a Mestre, ma c'era troppa gente, c'era coda fuori e non avevo minimamente voglia di farmi la coda di sabato mattina. Detto questo, allora che cosa ho preso? Ho preso Cucumber e Aloe, quindi una maschera al cetriolo e all'aloe con il disegno del gatto, solo perché ha il disegno del gatto, ma se al gatto gli facessero un gusto differente perché io odio il cetriolo, sarebbe gradito. Grazie. Tiger Face Mask, Apple and Strawberry, quindi mela e fragola, anche questa è una maschera della Face Food. Tra l'altro vedo che non è neanche coreana, questa è della linea Montagne Jeunesse, quindi mi devo ricredere, pensavo fosse coreana, invece assolutamente no, ed è fatto, allora, Kerlin Design in the UK, no, allora avevo ragione, è disegnato negli Stati Uniti, ma fatto in Corea, per il marchio Face Food, diciamo così, Keringlai designed in the UK and made in South Korea for the Herbalist and Face Food. Questo è quanto c'è scritto dietro. E poi quella che invece mi interessa tantissimo al disegno del panda ed è con banana e cocco. Sto dicendo è al panda, no, non è al panda, poveri animali. Comunque sì, anche questa è molto interessante, è quella che mi ispira di più da fare. Non è l'unica che vedrete di maschera a viso, mi sono riempita. Poi nei totem soliti verticali vicino alle casse dove ci sono i prodotti di make up scontati, potevo non prendere un ennesimo fondotinta? No, anche in questo mese mi sono presa un fondotinta di Deborah nel numero 01, spero non sia troppo chiaro perché quello di Maybelline che stavo utilizzando della linea Superstay 24 ore ho visto che mi era troppo bianco. Speriamo bene, tra l'altro anche un fattore di protezione 15 l'avevo preso apposta per quello, c'erano ancora tutti i colori e ho detto no, questo lo voglio prendere, magari non per adesso,
ma anche, che ne so, tra un paio di mesi. In più c'era a 5 euro una miriade di blush di Pupa, ma blush grandi, anche quelli piccoli, ma blush grandi. Ta-na-na-na. Allora, io ne sto finendo uno, quindi posso permettermi di comprare un blush. Ne ho declaterati alcuni, inserirò comunque dei blush nuovi già bucati per smaltirli, sono tre, quindi già sono pronti per essere utilizzati. Ad ogni modo, non soffro di blushite, ma il prezzo mi ha colpito. Questo blush compatto colore radioso effetto velluto da 12 mesi di Pau è il numero 099. Vediamo se si vede. Sì, si vede. Questo è il pack della linea Like a Doll Maxi Blush. C'erano tantissimi colori, anche color carne proprio, che la commessa mi voleva schiaffare dietro. Ho detto no, non è proprio il mio colore. Ma ti sta bene? No. Questo è il mio colore di blush preferito, un bel rosa acceso, sparaflesciato, non di certo i colori carne, che è come se non mi mettessi niente, no, assolutamente no. E quindi questo è tornato a casa con me. Cosa dice? Colore naturale, uniforme, radioso, effetto zero macchie, me lo auguro. È il mio terrore più grande, visto il colore acceso per tutto il giorno. La texture morbida e leggera sublima l'incarnato, regalando una pelle levigata e vellutata. Il pennello, dalle fibre morbide e dalla forma studiata per un risultato impeccabile, assicura una facile sfumabilità e per un altro risultato di make-up, insomma, professionale, avere un bel trucco. Infatti, volevo soffermarmi anche sul fatto che, oltre ad avere lo specchio e il prodotto, ha un vano contenitore, ok, sotto alla cialda del blush, per poter essere pratico anche da portarsi via in giro, perché avete anche il pennello a portata di mano. A basso rischio di allergie, dermatologicamente testato, ed è senza parabeni e senza fragranze. Ottimo. Questo è quanto ho preso da Tigoda. E infine vi faccio vedere dentro a questa borsa di Barò, e poi penso che metterò la ring light, quanto ho preso. Mi manca un gel detergente, quel non proprio detergente per lavare le mani, ma il gel igienizzante per le mani che regalavano quelli di Barò Cosmetics ogni qualvolta che si faceva un acquisto, anche solo di un singolo prodotto. Ma io ho voluto azzerare le spese di spedizione, e aggiungendo altri 3 prodotti ho speso 68 euro, quindi 50 di card e 18 li ho aggiunti io di tasca mia. Pagavate con carta di credito, PayPal, non in contrassegno, quindi l'unico metodo che non vi permetteva di avere una maschera viso gratuita era il pagamento in contrassegno. Ho avuto questa Extra Lift Wine Mask con estratti di semi d'uva bio coltivata a Barolo, fito estratto di mirtillo e ciclodestrine e acido ialuronico. È una maschera viso effetto lifting immediato. E questa mi è venuta in omaggio insieme al gel igienizzante per le mani che mi sono tenuta in macchina, perché non fa mai male avere un gel detergente. Io spesso cambio le borse, se mi devo spostare, ovviamente sono in macchina per la maggior parte delle volte ultimamente, ecco, allora so che di sicuro ce l'ho sempre dietro, perché quando poi esco dalla macchina me lo metto in borsa. Anche se non è necessario, perché i negozi, ogni negozio, se voi entrate dentro adesso, hanno il contenitore con il gel igienizzante. Ma poi dopo, quando rientro in macchina, la borsa me la lascio sempre sul lato del poggiapiedi del passeggero di fianco al guidatore. Mi tiro sempre fuori la confezione, il barattolo, per rimetterlo vicino allo stereo dove ho il vano contenitore. Sarebbe il vano per tenere o le chewing gum, o la bottiglia d'acqua, o ci sta anche il bicchiere di carta di Coca-Cola che vi dà quelli tipo McDonald's o Burger King, queste compagnie qua. Ci sta anche una lattina, per dirvi, ecco, io quei vani, invece di metterci le bibite, ci metto il gel igienizzante per le mani. Niente, sono già dovuta correre ai ripari perché ho visto che il sole ci sta facendo ciao ciao, sta calando, quindi continuo il video con la ring light.
Il prodotto che volevo assolutamente prendere, mi sono dimenticata un prodotto di Tigotà, mannaggia a me, vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Il prodotto che volevo assolutamente prendere di Barot Cosmetics era un prodotto per i capelli ed è questo Anti Hair Loss Treatment Serum Drops. È praticamente un siero per i capelli che aiuta a non farvi cadere i capelli, aiuta a tenerli. È un'anticaduta, esiste la parola in italiano, anticaduta, eccolo qua. E ha estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo e cheratina vegetale. Solo questo, se non sbaglio, viene tipo 45 euro, viene parecchio. E la card da 50 euro non vi azzera le spese di spedizioni. Perciò quando devo prendere qualcosa con quella card cerco sempre di prendere delle referenze che hanno un valore abbastanza sostenuto. Non di certo, per esempio, la crema contorno occhi che viene 38 euro. Mi sembra di regalare 20 euro per niente. Detto questo, mi interessava però la crema contorno occhi, però vabbè, forse la prenderò con un kit prossimamente. Ma avendo tante cose messe da parte nelle scorte, per i capelli volevo fare un paragone con il siero che avevo preso al Sana di Rasayana, mi sembra che sia il marchio, dato che devo ancora aprirlo. Mi sembrava un ottimo metodo, un'ottima idea usarli tutti e due in questo periodo per avere un po' un'idea su quale sia migliore rispetto all'altro. Poi mi hanno omaggiato uno shampoo anticaduta della stessa linea che si chiama Hair 3, ed è anche rinforzante, sempre con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo e cheratina vegetale. È questo qui da 150 ml con 12 mesi di PAO. Mentre il siero per i capelli ha un quantitativo di 30 ml e il PAO mi sa che è scritto nella confezione perché nella carta esterna non c'è. Ma perché non scriverlo anche nella carta, mi domando. Non so quanto mi potrà durare sinceramente un 30 ml. Però no, non ho scritto niente di niente, sapete. Vediamo se c'è una stampa. Parrebbe che ha come scadenza il settembre del 21, perché ha un 09/21 stampato nella chiusura dentata qua finale. Staremo a vedere come saranno questi prodotti. Tanto io adesso ho pochi prodotti per i capelli, mi sono rimasti solo quelli del Sana. E ovviamente devono cacciarti sempre una crema per il viso. Il problema è che è di 100 ml e ho brutte esperienze con la crema di 100 ml di The Ordinary che non riuscivo a finire, me la sono portata avanti per diverso tempo. Spero non sia la stessa situazione, lo stesso dramma sinceramente, ma per quanto mi riguarda sì, me l'hanno regalata, non ci sputo sopra, ma 100 ml di crema è esagerato secondo me, a meno che non sia proprio la crema che fa miracoli, però purtroppo la mia pelle tende ad abituarsi facilmente con le creme, soprattutto quelle per il viso, quindi io questa, ok, la dovrei utilizzare metà adesso e metà tra un anno. In realtà non sarei più di tanto tentata perché non mi piace tenere troppe cose aperte e di conseguenza la aprirò, mi ispira di più nel periodo autunnale invernale perché è una crema multiattiva rigenerante viso e anche corpo, quindi vabbè si può anche finire presto un 100 ml sul corpo, ma è adatta ad ogni tipo di pelle. Può essere usata anche come base make up, applicata in ogni momento della giornata e non unge. Un uso costante favorisce la microcircolazione e l'ossigenazione cellulare rendendo la pelle più morbida, tonica ed elastica, mentre i polifenoli estratti dai semi di uva bio di Barolo contrastano l'effetto dei radicali liberi combattendo rughe e segni di espressione. Non applicare sui contorno occhi, ma quello lo faccio sempre ogni qualvolta metto una crema per il viso, anzi ultimamente tendo a mettere prima tutti i prodotti per il contorno occhi e dopo i prodotti per il viso per non fare una patina di prodotto per il viso e questa patina non fa assorbire invece i prodotti del contorno occhi più adeguati alla zona. Io invece amo comprare i prodotti contorno occhi, vedo che comunque qualcosa migliora sulla mia pelle, al contrario di un video che avevo visto fatto da Il Mondo di Franci,
dove lei aveva indicato quali prodotti non avrebbe mai comprato, non comprerebbe mai, e aveva citato il contorno occhi. Allora, se il contorno occhi è ben fatto, è bello, non ha problemi, secondo me ci può anche stare non comprarlo. Io che ho comunque borse, occhiaie, vedo già che ho qualche rughettina, e questo è anche comunque dovuto alla linea generazionale, insomma, della mia famiglia, perché mia madre ha un contorno occhi sostenuto soprattutto tante borse, io di conseguenza me le cucco perché sono nella linea generazionale la figlia di una che ha comunque le borse occhiaie già di suo, e questo è venuto comunque anche da mia nonna, cioè noi in famiglia già le borse e le occhiaie ce le abbiamo di default appena nasciamo, e poi dopo si sviluppano durante tutta la vita. Detto questo, non è un dissing o comunque un qualcosa contro il mondo di Franci, anzi, se lei può non comprarselo, sono io gelosa che può risparmiarsi i soldi e io invece me li devo comprare, e quindi devo comunque investirci il mio denaro. Però secondo me ci sono delle categorie di prodotto che si possono anche non comprare, a me piace provare tutto, quindi mi compro tutto, punto. Quello che mi sono dimenticata di Tigotà, che ho comprato, penso sia un nuovo prodotto di sempre del marchio Deborah, è il numero 02 Aqua Tint Lipstick Water Resistant, è una tinta labbra effetto satinato, texture ultra sottile e una texture leggera, no transfer, semi permanente, effetto fresco, con un morbido applicatore con aloe vera, proprietà idratanti, va bene, ok. L'applicatore è ergonomico e il numero, ve l'ho già detto, un 12 mesi di PAO fatto in Germania. Non vi so dire la quantità, no, purtroppo no. Sembra un matitone, in realtà ha questa specie di applicatore a pennarello, con il quale io non ho molti bei ricordi, perché mi ricordo che anni e anni fa uscivano questi prodotti con questo applicatore, ma si seccavano subito. Io vi farò sapere, perché sono stata attirata, non era in sconto, era un nuovo lancio sicuro, perché questo prodotto non l'ho mai visto. Il colore è anche carino, non profuma, è molto rinfrescante. Secondo me questo, se utilizzato veramente tutti i giorni, lo finisco subito. Infatti sarà un prodotto che voglio testare con il caldo. Mi è uscito fuori? Non sono neanche in grado di fare canestro da qui. Presa malissimo sono. Recuperando il prodotto per le labbra che ho buttato fuori invece di fare canestro, mi sono rimaste le ultime tre cosucce. Avrei due spray fissanti di make up che ho comprato su Zalando con il buono aziendale, dato che costavano meno rispetto al sito internet MAC Cosmetics, ma da MAC costavano 22, sul sito di Zalando li ho trovati a 19, insomma, non vado a buttarli via, perché alla fine sono 4 euro, no, 3 euro in meno, 3 per 2, 6, ho risparmiato 6 euro. Con questo, quelli li devo aspettare, dovrebbero arrivare forse a fine mese di maggio, ma ve li farò vedere a giugno. Vi devo far vedere invece un altro, altri tre haul che sono stati fatti per la prima volta da un sito italiano che si chiama... sapete che mi togliete preparata, ma c'è il fogliettino dentro, c'è il fogliettino dentro di sicuro, perché avevo fatto la foto per Instagram e mi ricordavo cioccolato, cioccolato lab, perché una mia amica mi fa, ah, voglio anch'io il cioccolato, faccio, no cara, non è il cioccolato, ma choc choc lab è una parola coreana che vuol dire tipo pelle bella, brillantezza, comunque è una cura della pelle, della propria presenza e dell'epidermide, è proprio cura di sé. C'è il sito che ve lo spiega, ve lo lascio nell'info box se volete farci un giro. Tra l'altro sono stata anche contenta perché è un'azienda sempre della zona di Bergamo e pertanto, sì, Bergamo, Nord Italia comunque, e se oltre al Nord Italia, ma qualsiasi azienda dell'Italia, mi piacerebbe supportarla se possibile, se vedo dei prodotti che mi interessano. Ovvero, se fosse stato anche un e-commerce napoletano, per dirvi, ok, io ci avrei fatto comunque l'acquisto, perché ho trovato delle maschere che mi interessavano. E poi mi fa piacere supportare una che ha una partita IVA, si deve pagare le tasse e
e ha comunque, anche se dei prodotti non italiani, ma l'azienda ce l'ha in Italia al 100%. Vabbè, io ho già fatto la foto per Instagram, l'ho già taggata, mi ha regalato anche dei campioncini e si chiama Giulia. Grazie Giulia per avermi preparato tutto questo pacchetto. Allora, vediamo se i campioncini sono sparsi qui dentro, non credo. Sono in mezzo alle maschere viso, ne ho comprate ben 7 maschere viso. Però mi ha regalato di Benton una crema al cacao idratante, un campioncino. Io questo marchio comunque lo conosco perché l'ho già visto. E sempre di Benton ho il Snay Bee, un High Continent Skin. Dovrebbe essere un siero. Lei mi ha scritto che cosa sono questi prodotti. Per non fare una gaffa, mi fa che mi ha messo un tonico skin della linea Snail Bee e la crema idratante Cacao Moist and Milled. Perfetto, grazie mille. Mi è piaciuta anche molto come è stato impacchettato. Ottima fase di preparazione, perché è stata molto veloce a preparare il pacco. Non posso dire tanto per DHL, che mi segnava che il 12 di maggio doveva consegnarmi il pacco, ma il 12 maggio non si è mai presentato. Ho programmato la spedizione io tramite l'SMS che mi ha mandato quello di DHL, sito di default, insomma, tutto computerizzato. E il giorno dopo hanno consegnato tutto, quindi io non ho avuto problemi con DHL. So che c'è gente che ha avuto dei problemi proprio con DHL per ricezione, che hanno perso il pacco, i corrieri se lo sono intascato, ma se vi posso dire, io che ci ho lavorato, ci sono tanti scheletri nell'armadio, vabbè, ma nel 2015 magari oggi sono cambiate molte molte cose. Però quello che vi posso dire è che il servizio clienti è efficiente, pertanto se avete dei problemi sulle consegne, veramente fate attenzione, firmate con riserva come firmo sempre con qualsiasi corriere e segnalate all'assistenza clienti di DHL, e ce ne sono veramente tante di persone che lavorano al servizio DHL. Mi rimane ancora impresso tutta la parte del servizio clienti a Rozzano di DHL, che voi non potete capire, solo chi magari ci ha lavorato o ci lavora può sapere. Non so, sono piena, c'è polvere che gira, mi sta facendo prudere il naso e ho anche starnutito. Riprendendo quindi la questione qui, quello che vi voglio far vedere, a me servivano maschere peeling per i piedi, peeling chimico. In realtà mi sono presa tutte maschere per il viso, ovvero ho preso questa Glacial Water Fresh Garden Mask della linea Skin 79, e tutte prese con il 10% di sconto, perché se vi iscrivete, siete dei nuovi clienti, avete un 10% di benvenuto. 23 grammi di prodotto. Poi dopo ho preso anche questo Frudia, che non conoscevo, per Skin 79 anche sì, l'avevo già visto, ma Frudia no. Questo è Welcos Frudia, Raspberry, lamponi, interessante. Di Apieu ho preso queste maschere che assomigliano a dei ghiaccioli, e ho voluto prendere queste qui da... c'è una quantità? No, però questa è con... ananas. Le ho volute prendere, vi dicevo, perché hanno un prezzo molto più basso rispetto a OVS. Queste le rivende, non uguali ma simili, e mi ricordo che costavano tipo 3,99 euro. Queste io tipo le avrò pagate 2 euro e qualcosa, poi con lo sconto regalate. Potete segnare voi quante ne volete, perché c'è la finestrina con la quantità, quindi io ne ho messa una per ogni pezzo. Poi dopo, se ci dovesse essere qualcosa che mi ispira, lo riprenderò di nuovo. A più, sempre questa maschera qui, per avere una azione translucent e brighter, quindi illuminante, traslucente non credo. Quello all'ananas invece no, quello all'ananas non lo ha scritto. Si vede che questo forse è la versione quella successiva. Sembrerebbe arancia, però vedo che c'è scritto Arambong, forse è un frutto tipico di quella zona, della zona del sud-est asiatico, non ne ho la benché minima idea. E queste mi hanno catturato per il pack, sembrano delle cartoline, sempre del marchio Skin 79. Ci sono veramente
queste maschere che sono fatte nodi non bene e non bellissime di più. Poi vedo questa col cane, anche questa col cane, sarà la stessa protagonista perché ha tutta sta donnina con il cane. E pure questa è quella che mi piace di più, ha impatto visivo, rosso e nero insieme, bellissime. Allora, con ciliegio, con camelia, diversi fiori, vedo, calendula, lavanda, ginkgo, ibisco. Ogni maschera ha il suo ingrediente, viene fatto a Seoul proprio. Allora, 20 grammi. E esportate da un'azienda spagnola, quindi la Spagna si è accaparrata questo marchio e ce lo può fornire a livello europeo. Vanno lasciate 10-20 minuti, qui mi fa anche la traduzione, è un illuminante, questa è fiore di ciliegio e fiore di pruno. Questa qui invece è energizzante alla camelia e primula, questa qui è lenitiva alla calendula e lavanda. Mentre la prima, questa qui, quella che mi piace di più, è un anti-age con fiori di ibisco e foglie di ginkgo. E questo è tutto quello che ho recuperato dal sito Choc Lab. La ringrazio perché mi ha anche risposto alla foto che ho pubblicato su Instagram e mi ha fatto piacere condividere nel mio social l'acquisto che ho fatto. E infine io ho ancora due cose importanti da farvi vedere, intanto sto sistemando le cose. Sempre per il calderone del prezzo, io qui da Choc Lab avevo speso neanche 20 euro, 19 euro e rotti. Qui dentro ho fatto rifornimento di protezioni solari per il viso. Quindi il siero di Physician Formula che ho iniziato a utilizzare per, come primer per il viso, lo dovrò spostare come siero da tutti i giorni, tanto comunque sto terminando quello che ho in azione di Olerinsen, non so dire il marchio, però lo si trova sul sito Sephora. E tra l'altro io qui ho una crema pronta, questa qui che avevo avuto in omaggio della Sun Tribe, una mineral sunscreen, questa qui l'ho avuta in omaggio con i punti che ho fatto su con Sweet Coin camminando in giro per Venezia quando ancora lavoravo a Venezia. Detto questo, sto finendo quello della Sun Gap, insomma ne ho diverse e ho voluto fare scorta di fattori di protezione creme solari. Ce ne sono alcune coreane, altre sono di concezione europea. Direi di partire con quelle di concezione europea. Io vi lascerò nell'info box il link di Amazon, che non è però affiliato perché non so come si faccia sinceramente. So che c'è gente che ha il link di Amazon, che se acquistate direttamente da quello che è stato messo, chi lo ha messo prende qualche centesimo, ma si parla proprio di una cifra minima da far ridere. Ad ogni modo io vi lascio quella non dove ci guadagno chissà che cosa, cioè non ci guadagno proprio niente, ci perdo solo tempo io a metterlo, però a me piace condividere con voi e facilitarvi le cose, anche farvi scoprire magari dei prodotti e, oppure mi sono dimenticata di dire qualcosa e completa il link in descrizione. Qui ho un Urban Shield, quindi uno scudo urbano, protezione in crema, è in gel della Vitarom, non conosco questo marchio, 50 ml, però è fatto in Germania, Berlino. Questo è, come diciamo noi veneti, crucco, però è un brutto modo di dire tedesco, ok, sappiate. 50 ml, il PAO non è dato a sapere, sapevo che non era proprio fatto malissimo di inci, adesso mi dovrò ricredere, perché comunque c'è di meticone, alcol... e vai, però ci sono anche degli estratti naturali dalla metà dell'inci in poi, perfino a papaya, mango papaya, perso ormai quella canzone, io ce l'ho sempre in testa. Comunque ok, questa la voglio provare perché sto alla disperata ricerca di un fattore di protezione che non sia troppo pesante e che non sia troppo, che mi ricorda una crema solare da mettere sul corpo che non si asciuga mai e rimane sempre bianca,
e che non mi faccia comunque sudare e faccia una buona base viso, cosa che non sta facendo questo, per dirvi. Per quanto riguarda Amazon, ho cercato di stare su prodotti che comunque costassero meno di 20 euro. Questo invece è di concezione coreana ed è della The Face Shop Eco Natural Sun No Shine Hydrating Sun Cream. Quindi ha un fattore di protezione 50 e PA++. Ed è una crema che vi aiuta a controllare il sebo, quindi a non lucidarvi. E leggevo che è anche una crema che non contiene prodotti di origine animale. Ha un fattore di nutrizione naturale che si chiama NMF, vabbè, in inglese Natural Moisturizing Factor, ed è anche certificata EcoCert. Questa è quella che mi ispira di più da provare insieme a un'altra marca che vedrete prossimamente. 50 ml, è fatta così, molto sobrio il pack, normale, tranquillo. E qui per provarle un po' tutte, le aprirò comunque un po' tutte, e man mano, siccome io comunque mi trucco tutti i giorni e mettere le protezioni solari anche a dicembre assolutamente non è un problema, voglio cercare di vedere se riesco a trovare qualcosa di decente e aggiungere una protezione in più per il viso, in modo da non avere macchie in futuro. Già ne ho una qui sulla guancia, insomma, vorrei evitare. Eclat Natural Skin Care da 75 ml, una crema a lunga tenuta, protezione, va usata ogni 3-4 ore, vabbè, io la utilizzerò come base per il make up. 12 mesi di PAO, scade il 3 aprile del 2023, è stata realizzata il 4 aprile del 2020 nel periodo di lockdown. E questa crema, fatemi vedere da dove viene, dovrebbe essere inglese, Covent Garden London. Fatemi sapere se conoscete questo marchio. Io ho dei bei ricordi di Covent Garden, ma non conosco assolutamente questo marchio. 12 mesi di PAO dall'apertura, quello che vi ho detto, 2023, è se il prodotto rimane chiuso sigillato. Ad ogni modo, le basi per il viso non mi durano mai più di un anno, a parte questa crema che sto utilizzando oggi, perché avevo paura che fosse lei che mi desse dei problemi, di irritazione a un occhio quando la utilizzavo. In realtà era un altro prodotto che ho già finito da diverso tempo, di sapete quale marchio, se non lo sapete ve lo dico. Al verde era il correttore rosato che poi ho utilizzato come primer per gli occhi. Super Screen Sun Gel SPF 50 della Face Republic, anche questo sempre sotto i 50 euro, sì, anche sotto i 20 euro perché non volevo spendere tanto. Made in Corea, 50 ml. Questa qui ha, oltre che una protezione solare 50+ e PA++, che non è indicato, protegge anche dai raggi UVB, ma non credo dai raggi UVA, o il contrario, protegge dai UVA ma non dagli UVB. Adesso io non mi ricordo se tutti hanno questa protezione. Certo è che piuttosto che non avere una protezione solare di base, preferisco avere anche qualcosa di minimo. E mi accontento, poi dopo se troverò qualcosa di fatto veramente meglio, perché no, lo prenderò in considerazione. E infine ne ho uno fatto in Spagna, della Fuca Eri Zinc Sunblock, un fattore di protezione solare waterproof, con alta protezione 100% naturale e protegge fino al 50, SPF 50. È tra l'altro vegan ed è fatto così, con il zinco. Questo è l'unico che quando ho fatto l'acquisto, il sito mi ha... Allora, a parte che ha un forte odore di zinco, mamma mia che particolare, e questo sito, questo rivenditore è l'unico che ha messo le mani davanti dicendo attenzione, guarda che potrebbe avere un colorito particolare, perché ogni prodotto viene fatto non industrialmente, ma siamo piccoli, siamo un'azienda che facciamo prodotti in piccole quantità o comunque più artigianalmente,
se vedi un po' di ossidazione non ti preoccupare, il prodotto è fatto così e bla bla bla. E mi ha fatto piacere nonostante tutto, perché ecco, l'unico che mi ha anche scritto è stato quello di Eclat, perché voleva avere una recensione sul fatto se erano stati rapidi nelle consegne, se è tutto andato bene. Gli altri non li ho sentiti. E infine arriviamo al pezzo grosso. Adesso non so se il video sta durando un'eternità ed è lungherrimo, o se magari ci sono dei tagli che posso sistemare, quindi arrangiare il video per almeno 35 minuti. Io sono già a 44 minuti. Non so quanto amiate i video lunghi haul da vedere. Smezzatevelo in caso, però io comunque lo terrò lungo così. Un'altra scatolina di Sephora nuova, dove potrò finalmente metterci altre palette e completare, insomma, continuare la mia pila di scatole che ho qui di fianco con tutte le palette per gli occhi. Ovviamente ho preso due palette occhi di Natasha Denona. E vi faccio vedere prima i campioncini, così me li metto da parte. Uno di Lancome, Renergy Multi Lift Ultra, antirughe, non fa mai male. Prevenire è meglio che curare. E questo qui, Ritual of Sakura di Rituals, una Magic Body Cream, Magic Body Cream. Questa è una buona profumazione, avevo utilizzato la mini taglia di bagno schiuma e io ho amato, l'ho amata, è molto 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 buona. Non ho altre cose, vero? Sì, no, non mi sono dimenticata di niente. Allora, questa palette appena l'hanno lanciata sull'Instagram di Natasha Denona ha detto no, è mia, perché ho tutte le mini taglie, le mini micro palette di Natasha Denona soprattutto. E alla fine ho preso anche la mini retro palette, questa qui con i toni rosati, grigi, rosa, grigio, oro. E la vedremo, presumo, nel prossimo mese, perché tirerò fuori altre due palette così piccole da utilizzare a maggio per testarle. E questo è il range di colori, 25 euro con uno sconto, sono riuscita a prenderla a 20, perché c'era uno sconto del 20% che era applicabile anche sul marchio Natasha Denona. Non riesco a dire Denona, ho questa O veneziana orribile. Con questo sconto quindi ho avuto la possibilità di prenderla. Volevo già prenderla tipo a inizio maggio, quando era stata messa online, ma non mi ha fregato e di conseguenza sono riuscita a prenderla con 5 euro in meno, che comunque non è poco secondo me. E infine ho contato fino a 10 tantissime volte, ho svuotato il carrello tantissime volte. Quando ho detto oh, finalmente l'hanno esaurita, non cederò più alla tentazione, l'hanno poi rimessa nel disponibile in vendita. Quando poi oltre al 50% di sconto si poteva mettere anche un altro 20%, che è lo stesso che ho utilizzato per la mini retro, e la prendevo a 46 euro. Ci sono cascata anche io. È la prima palette full size grande di Natasha Denona che ho. Io amo la Biba, è l'unica che se veramente volessi comprare la comprerei. Tutto il resto mi accontento anche delle piccole, delle mini. Però, insomma, 15 ombretti da 2,5 grammi, trovarli a 46 euro, è un po' come aver fatto l'affare quando Look Fantastic aveva sbagliato a mettere il prezzo della Biba e molte di voi l'hanno acquistata, quella palette, a 43 o 46 euro, adesso non mi ricordo, e non perché fosse scontata di suo, proprio è stato un bug del sistema del sito internet di Look Fantastic, è stato un affare, come l'affare che ho fatto io quando mi hanno dato la box di Anastasia Beverly Hills, di tre palette, la Modern Renaissance, la Norvina e la Soft Glam, che io non ho ordinato, in realtà me l'hanno regalata praticamente. E questa me la ricordo perché quando era appena uscita l'avevo vista in entrata nel negozio di Sephora Mestre e avevo toccato il giallo e mi piaceva particolarmente. Perché non la volevo prendere? Perché a 56 euro, dicevo, di colori caldi ne ho una valanga e non vale la pena che ne prenda un'altra. Poi dopo ho detto
Ma sì, io so che le palette di Denona sono valide, sono buone, le mini le conosco, ce l'ho, poi amo la Sunset Mini. E ho detto, vabbè, ho già la Sunset che la ricorda. No, non voglio cascarci. Quando poi ci potevo mettere un altro 20%, quindi la prendevo a 46, ho detto, a 46 euro è l'ultima occasione per prenderla, infatti l'ho presa subito. Mi piace particolarmente questo pack copelle, cartone copelle cucito. Molto comoda, non so mai se me la porterei in vacanza. E questo divisorio con i nomi degli ombretti lo amo e non lo amo, perché se mi sto truccando mi rimane così, in mezzo alle borse, e se voglio utilizzare lo specchio ho le scritte. Infatti, a parte che è tratteggiato, quindi uno volendo lo può anche eliminare. Così facendo eliminerei anche i nomi degli ombretti. Però alle volte me ne frego, sinceramente. Boh, non lo so. Ci penserò un po' su, intanto faccio bene la piega. E in un momento di ira sicuramente andrei a strappare via tutto. Però veramente il range dei colori mi piace tantissimo questo. C'è tanti opachi, tanti luminosi, metallizzati. Il classico d'arcata sopraccigliare è mio, perfetto. Amo, adoro, a 46 euro, grazie Sephora per averlo fatto, perché altrimenti no, non l'avrei presa. Avrei continuato a star lì e a considerarla come un anti-haul, in realtà, così facendo sì, me la porto a casa, me la accaparro volentieri. Adesso qui io non ho tutto lo spazio giusto per metterci la roba, volevo fare star tutto dentro la borsa di Barò Cosmetics. Vi lascio come sempre il big total, come comunque avete capito che da Sephora gira e rigira, ho pagato 60 euro, 20 più 46 euro e rotti e 90, quindi tutta la borsa e pesa anche parecchio. Vedrete quello che manca nel prossimo video haul del prossimo mese. Non so se prenderò altre cose o se mi focalizzerò, come sto facendo ultimamente, sui prodotti di abbigliamento e di accessori. Questo non ve lo so dire, ma per ora posso ritenermi abbastanza a posto. Non ho proprio esigenze particolari, tranne che le maschere peeling chimiche per i piedi, per fare l'esfoliazione artificiale. Altrimenti no, veramente non avrei assolutamente bisogno di altro. Fatemi sapere nei commenti che cosa avete comprato voi e se siete arrivate fino a questo punto, mettete nei commenti o la parola like o la manina con il pollicione in su, perché alle volte io, per esempio, rispondo dal computer e non posso mettere le emoji. Quindi, se scrivete like o mettete la manina col pollice in su, so che mi avete guardato fino alla fine e vi applaudo perché siete state bravissime. Grazie per la compagnia, un bacione e al prossimo video.